E proprio in salute l'Udinese se può permettersi il lusso di partire con Muzzi in panchina. Lì davanti ha ripreso a girare Poggi e De Canio vede così più da vicino l'alta classifica. Da manuale l'azione del vantaggio friulano. Sosa, Fiore, appunto Poggi, tutto bello. I bianconeri potrebbero chiudere la pratica regina già prima della pausa, ma a Sosa riesce l'incredibile dopo il gran recupero di Poggi. Ma è niente rispetto a cosa riuscirà a combinare Zanchi in apertura di ripresa. La prateria che si spalanca davanti, Callon la percorre in un battibaleno prima di infilare il portiere bianconero. Ma a rincuorare Zanchi ci penserà poi Stefano Fiore, punizione alla Zico e gol dedicato proprio allo sfortunato compagno. Questa è stata una cosa bella perché è venuta spontanea da tutti, sicuramente non ci siamo messi d'accordo dicendoci se facciamo gol andiamo da Zanchi. La serpentina di Poggi, ancora lui, sembra chiudere il discorso al 34esimo, ma il finale sarà tutto amaranto. Possanzini gol sul filo del fuorigioco e poi rigore reclamato da Pirlo. Negli spogliatoi le decisioni di Tombolini secondo Colomba e De Canio. Devo dire che, lo dico a malincuore, mi sembra un po', non lo so, vedo un qualcosa, probabilmente è sfortuna, ecco, diciamo che è sfortuna. Tombolini ha sfatato con noi una tradizione purtroppo negativa, ma non certamente per demerito suo. È stato bravo a Torino ed è stato bravo anche oggi.